Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, spesso vi chiedo le vostre unpopular opinions, ma non mi sono mai espresso con le mie, o meglio, rispondo alle vostre, spesso sono d'accordo, altre volte no, però poi alla fine non si è mai delineata un'idea mia di quella tutta complessiva di quelle che sono le mie unpopular opinions. Così, su due piedi, pensando a quelle che potrebbero essere mie, ho pensato a 8, me le sono scritte perché chiaramente la memoria ormai è l'età. E quindi chiaramente volevo proporvere. Quindi come motivo di discussione con voi, e chiaramente siete come sempre liberi di qui sotto smentire o meno quelle che sono le mie unpopular opinions e aggiungerne. Poi chiaramente fra un paio di mesi me le richiedo, facciamo un solito tran tran con quelle che sono le vostre unpopular opinion aggiornate a quello che succederà fra 3 mesi. Sono 8 e sono le prime che mi sono venute in mente senza pensarci troppo, cioè altrimenti poi diventa una cosa forzata che potrebbe in qualche modo essere un po' appunto forzata. E vi mando la sigla. E poi iniziamo con le mie unpopular opinions. Sigla. Numero 1. Sergio Ramos non è il difensore più forte del mondo. Io sono, allora, al di là del fatto che Sergio Ramos sta sulle palle a tutti per motivi extracalcistici legati al campo di calcio, ma perché è proprio uno stronzo in campo e spesso si è avvantaggiato della sua furbizia. Per commettere cose che non devo commettere, fallose, e che poi l'hanno portato in realtà a primeggiare, al di là del merito che ha avuto il Real Madrid di vincere, ma parlo di lui stesso. Però, al di là di questo, non è il miglior difensore del mondo. Sergio Ramos, nel nostro immaginario, è il miglior difensore del mondo attualmente, o comunque negli ultimi 5-6 anni. Non lo è, secondo me, perché intanto io sono sempre, al di là dell'antipatia, sono sempre l'idea che un difensore debba saper difendere in modo eccellente, e su questo ci sono difensori, diversi difensori che sono molto più bravi. Posso pensare a Bardali prima, a Chiellini adesso, a Koulibaly, posso pensare appunto a Van Dijk chiaramente, posso pensare allo stesso De Ligt. Quindi attualmente a livello difensivo ci sono tantissimi difensori. Quello che un po' è fuorviante, che molti vedono in Sergio Ramos col fatto che è un giocatore molto bravo anche a livello offensivo, con molti gol, allora per quel motivo è un bravo difensore. No, un difensore sa per difendere, e per questo non lo reputo il miglior difensore. Che abbia un carisma invidiabile, questo è fuori da ogni dubbio, quindi è sicuramente il miglior capitano per la sua squadra, però non è il miglior difensore del mondo. Su questo chiaramente io non cambierò mai idea. E questo è un discorso che va al di là dell'antipatia, che anche quello sicuramente non è, anzi, quello proprio non è opinabile. Due, la bellezza di Letta Leotta è sopravvalutata, così come la sua bravura. Ah, andiamo un po' oltre il calcio in realtà. Perché? Perché Diletta Leotta credo che sia uno dei personaggi televisivi più sopravvalutati. Ora mi pare che lei sia giornalista proprio iscritta all'albo, questo non mi ricordo. Però chiaramente la sua bravura è sopravvalutata dal fatto che è considerata da molti molto bella. Quindi spesso si emerge purtroppo il suo aspetto sessualizzato e non emerge piuttosto il suo talento nel caso in cui ce ne fosse. Penso che ci siano molte, molte giornaliste più brave, che magari sono molto belle, ma che non fanno leva solo sulla bellezza. Lei lo fa e i suoi social sono pieni di questa cosa qua. Cioè, lei si pone per prima come un personaggio televisivo più che una giornalista, quindi pone il suo aspetto esteriore in primo piano rispetto al suo talento. Lo fa lei, ci gioca moltissimo con questo, e chiaramente tutti quanti ci vanno dietro, tenendo conto che non è così bella come sembra. Penso che sia più volgare di quanto in realtà sia bella in modo genuino, come tante altre donne anche dello spettacolo, sono molto belle, ma non usano appunto la bellezza come strumento per emergere. E lo fa consapevolmente, e i suoi social sono abbastanza indicativo di questo, e le foto che girano chiaramente, che fa girare chiaramente, e quindi penso che sia un personaggio televisivo profondamente sopravvalutato in tutti i suoi aspetti. Quindi chiaramente questa è la mia idea, e basta. 3. Barzagli al suo apice è stato il più forte del trio BBC. Io penso che Barzagli al suo apice, che è durato meno dell'apice di Chiellini, per dire, perché Chiellini è da 10 anni che è tra i più forti. Barzagli è stato praticamente dal 2011 al 2015-16, 4-5 anni. Penso che Barzagli al suo apice, quindi specie negli anni 2011-2014, ecco, sia stato nettamente, nettamente, molto, molto, più forte, come ho perso le parole, di Chiellini stesso, che viene spesso valutato molto meglio. Io amo Chiellini, amo tutti quanti questi tre qua, chiaramente, però di questi tre, sicuramente all'apice, momento più alto della carriera, è stato il più forte, per motivi legati al fatto della pulizia di fase difensiva, per il piede comunque molto più dotato di Chiellini, seppur non dotato come Bonucci. Per il complesso, penso che al suo apice sia stato sicuramente il più forte di tre.
Altra unpopular opinions, non so se sia una unpopular opinions, l'Italia dei mondiali 2002 era nettamente più forte di quella del 2006 che ha vinto. La prima no, per motivi, vabbè, al di là del discorso della Corea del Sud, ma anche motivi legati al fatto che siamo stati polli o che siamo stati poco lucidi, ma come effettiva forza dei singoli, tutti i singoli che c'erano erano l'apice della forza. Penso, molti dicono che Totti e Del Piero erano all'apice, non è vero. Totti, o meglio, Del Piero veniva da 2 anni, visto 2004-2006 con Capello, in cui ha fatto anche un po' di panchina di troppo, e 2002, 4 anni prima, non era così. Tornava dall'infortunio, si era già ristabilito ed era in quella fase di crescente importante che poi ha anche fatto delle buone annate tra il 2001 e il 2004. Questo è Del Piero. Totti chiaramente aveva anche una caviglia mezza sfasciata nel 2006, quindi forse era meglio il 2002. In complesso, contando anche i Vieri, no, tutti questi giocatori qua, penso che l'Italia del 2002 fosse nettamente più forte di quella del 2006 che ha vinto. Poi ha vinto perché il gruppo è stato molto più forte, più coeso, ma come sappiamo non sempre i più forti vincono e quindi noi siamo usciti molto presto nel 2002 e siamo usciti vincitori nel 2006, quindi questo è anche il calcio. E noi siamo veramente una grande prova di dimostrazione di come la forza del gruppo conti tanto, ma poi guardando i singoli penso che il 2002 sia molto più forte. Parliamo di Juventus, 2015, finale di Berlino. E molti dicono che con quel rigore, non concesso, sì, che quello di Daniel Alves su Pogba, avremmo, non dico vinto, ma comunque avremmo fatto molto meglio. No, non la penso così. Con quel rigore non sarebbe cambiato proprio nulla, secondo me. Quella finale avremmo comunque persa, anche a prescindere dal fatto che il rigore poi venisse effettivamente realizzato meno. Intanto perché era più forte il Barcellona, ma questo non vuol dire niente, perché come ho detto prima, c'è squadre meno forti che possono vincere. Ma anche perché c'è un piccolo dettaglio che noi spesso omettiamo, che Vidal in quel primo tempo andava già espulso. Si è fatto solo un giallo, ma avrebbe meritato tantissimo, così come noi il rigore e l'espulsione di Vidal. Quindi avrebbe comunque pareggiato le cose, perché senza Vidal in campo contro il Barcellona può essere un bel problema, perché parliamo di un giocatore molto strong, anche se non era molto, molto in forma in quel periodo. Però io penso che comunque il risultato sarebbe comunque ultimato con la vittoria del Barcellona. Questa è la mia opinione, e molti pensano che la cosa sarebbe ribaltata. Non sono d'accordo, ma questa è la mia opinione. Molti dicono che Dani Alves sia stato il miglior terzino della storia di Juventus negli ultimi 10 anni. Non è vero. Dani Alves, secondo me, non è stato per nulla il miglior terzino negli ultimi 10 anni della Juventus. È stato Lick Steiner, chiaramente. Ma perché Dani Alves non è stato il miglior terzino in quell'anno che ha fatto alla Juventus? Perché non è mai stato terzino. Le uniche prove da terzino, o comunque più arretrate, le ha fatte malissimo. Tanto che ha fatto benissimo solo la seconda parte di stagione con la Juventus, che ha portato a Cardiff, come esterno alto, in 4-2-3-1 alto. Quindi terzino alla Juventus non c'è mai stato. Poi che sia molto tranquillamente tra i migliori tre terzini di questo secolo in generale, questo non lo toglie nessuno, ma che sia stato il migliore alla Juventus, proprio, proprio no. Parliamo di procuratori. Raiola. Ah, questo, ma Raiola sì, ma anche altri in realtà. Ma parliamo di Raiola. Raiola è la vera rovina, secondo me, dei giocatori che assiste. E attenzione, la rovina economica non di certo, anzi, credo che sia proprio senza Raiola molti si troverebbero per strada. Penso a un Balotelli, ma penso a tanti altri assistiti. Che Balotelli è proprio l'esempio più eclatante, come sempre punto sempre su di lui, ma è chiaramente così. Ma penso a tanti altri esempi. Raiola ha le grandi capacità di portare tanti soldi nelle sue tasche, in quelle dei suoi assistiti, però ha la capacità di rovinare la carriera dei giocatori. Ah, dimenticavo, a dire Balotelli che il problema è Balotelli più che Raiola. Pogba ha fatto la scelta di perseguire tanto al Manchester United, facendo un passo indietro la sua carriera e trovandosi adesso a 27 anni a non essere riconosciuto come giocatore tra i più forti del mondo, come lo era 4 anni fa quando era da noi. Quindi tutto questo perché Raiola ha spinto la sua cessione per problemi di sponsor e così via. Però, e questo vale anche per Ibrahimovic, siamo d'accordo che Ibrahimovic dopo Messi e Ronaldo sia stato il più forte. E se Messi e Ronaldo hanno vinto 4-5 palloni d'oro, uno Ibrahimovic l'avrebbe meritato per quello che ha dimostrato se fosse rimasto in una squadra a competere per quella squadra a livelli molto alti. Non l'ha fatto perché è stato molto nervoso il suo passaggio da una squadra all'altra, Juventus, Inter, poi ha fatto Barcellona, poi ha fatto ancora il Milan, il PSG, cioè ha fatto un casino, questo perché Raiola ha spinto la sua cessione anche come personaggio importante di spicco e quant'altro, però questo l'ha limitato molto dal punto di vista del palmarès proprio personale, anche dal punto di vista dei trofei europei, quelli personali come il Pallone d'Oro e così via, nonostante grazie a Raiola si sia arricchito in modo spropositato, ma questo non lo toglie nessuno. Quindi bravissimo Raiola ad arricchire i suoi assistiti, meno bravo secondo me a fargli fare una carriera importante. Nel momento in cui la carriera importante gli fa fare per i soldi, vanno tutti in top club, ma sempre in momenti sbagliati e non facendogli vincere quanto potrebbero vincere
con più logica nelle scelte che fanno. E anche rimanere alla Juve, secondo me, per Pogba sarebbe stato sicuramente un modo per migliorarsi, cosa che alla fine non è stato così. L'ultimo sprazzo di Pogba, secondo me, è stato i mondiali che ha vinto con la Francia. Per il resto, negli ultimi 4 anni, quasi assente. Ultima, una bomba sugli allenatori. Guardiola non è il miglior allenatore che abbiamo al mondo. Cioè, Guardiola spesso viene visto come il guru, come il maestro, come quello più bravo. Non è così. Al di là del fatto che io personalmente preferisca uno come Klopp, mi piace molto più Klopp, ma ci sono, secondo me, molti allenatori più capaci, ma meno sponsorizzati, che hanno molto più capacità di gestione del gruppo e molta più lucidità in quelle che sono le buone scelte. E Guardiola ha il merito, o il demerito, insomma, di essere uno creativo, perché cambia un po'. Però devo dire che allenatori come Zidane, ma ancora più Deschamps, oltre a Klopp e oltre anche ad Allegri, che io ce l'aggiungo sempre, sono allenatori che non meritano sicuramente un distanziamento totale rispetto a quella che è la figura di Guardiola, che viene quasi divinizzata. È una figura divinizzata, è un ottimo allenatore, è tra i più grandi, ma non il più grande come tanti lo riconoscono. Quindi questa è una divisione importante. Sicuramente tra i primi tre, tra i primi cinque, mettiamo così, però non il più grande, insuperabile. Penso che il suo grande successo col Barcellona porti molti a pensare a questa cosa qua, tralasciando quelli che sono i tanti errori che ha fatto dopo, e che secondo me sono quelli importantissimi, quelli dopo più che le vittorie prima. Quindi Guardiola, secondo me, non è il più grande allenatore di questa epoca, semplicemente questo. Bene ragazzi, queste sono le mie 8, le altre 8, Unpopular Opinions. Chiaramente vi chiedo di discutere le mie opinioni qui sotto, ma questo, lo scopo è questo, e di aggiungere le vostre. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compiere.